Questo libro vorrebbe essere un omaggio quasi musicale a quella che è una dea venerata in ogni passaggio. La parola e la rosa sono entrambe due divinità unificate dal sentimento dell'alma natura, ed è in questo orizzonte che il tentativo di comporre questo libro si orchestra, per unificare l'amore per le parole e per le rose. Le parole sono rose, le rose sono parole. Lo dice perfettamente D'Annunzio in un verso del Piacere, dove cita esplicitamente Petrarca e il Canzoniere di Petrarca, e fa un omaggio anche all'orcio bianzato dell'inizio del Novecento, realizzato da Adolfo De Carolis. Così partia le rose e le parole. Questo testo, questo volume, vorrebbe essere un omaggio alla partitura musicale tra parole e rose da D'Annunzio, offerta in ogni dove, nell'amore per l'alma natura e per il sentimento della vita universa. Sono molto contento che sia stato pubblicato da Mario Janieri questo volume, L'Arcangelo Caduto, che propone un testo inedito di D'Annunzio, ma un testo molto interessante. Le parole pronunciate dopo la caduta del 1922, che lo portò in fin di vita, lo tenne in coma per qualche giorno, e quando riprese conoscenza, due medici, con precisione di clinici ma devozione di discepoli, registrarono il suo testo. È un episodio che forse cambiò la storia, perché impedì a D'Annunzio di partecipare alle vicende che portarono alla marcia su Roma, ma cambiò la storia della sua scrittura, perché rileggendo questi appunti in cui passava, per dir così, di palo in frasca con delle associazioni involontarie, concepì l'idea di un nuovo tipo di scrittura, quella che sarebbe stata perfezionata dalle Faville del Maglio e dal Libro Segreto.